E ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e oggi vi voglio far vedere come risolvere il problema del solito My Sky. Già avevo fatto un video precedente, solo che ci ho avuto un po' di problemi, quindi oggi ve lo vado a rispiegare come risolvere questo problema. Allora, vi spiego, il decoder My Sky per il 90% delle volte ha un LNB o un multiswitch SCR. Questo che significa? Che bisogna avere l'impianto impostato in SCR, altrimenti il decoder non funziona e vi dà questo problema. Per risolvere questo problema è molto semplice. Voi dovete andare sul menu. Andate qui con configura, scendete in basso su impianto. Oh, vedete qui c'è scritto 1 LNB. Ciò che significa? Significa che il decoder non funzionerà mai. Perché? Perché il decoder, se vedete dietro al decoder, dietro al filo della parabola, c'è un filo solo. Voi lo andate a impostare in 1 SCR e vedrete che il segnale ritornerà. Questa cosa può accadere perché alcune volte questo decoder si aggiorna, quindi di conseguenza si sprogramma e va in 1 LNB. Voi premete il tasto verde salva, aspettiamo che si configuri, usciamo. Ovviamente ci vuole un po' di tempo prima che si configuri il decoder. Ecco qua, abbiamo risolto il problema. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, se non l'hai fatto ancora mi raccomando lascia un like, iscriviti al canale e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!